Ancora terra. È matto, è proprio matto. Quando si dice che uno è matto. Dai, pulisci. Ancora tu. Mi vuoi lavare questa puzza da sotto il naso? Sono 2 mesi che porti qui questa roba. È tanto matto che fa pena. Vieni. Salve. Dammi un whisky. Vuoi altro? Non da te. Cerca un finanziatore. Ora gli dirà che era professore di matematica. Ma non gli dirà che il sole gli ha dato alla testa. Sei venuto per l'oro, vero? Hai saputo che sono ricchissimo.
Ehi, matematica, ti ricordi quanto fa 2 più 2, eh? Te lo ricordi ancora? L'orologio è la bussola della mia vita. Sai cosa ti insegna un orologio? Non perdere tempo con i matti. La specializzazione. Già, ogni pezzo ha una sua funzione. Già, me l'hai detto. 4 ingranaggi e il colpo è fatto. Sembra semplice. Se un giorno avessi detto farò una macchina che segna il tempo, mi avrebbero preso per pazzo. Invece, è solo questione di ingranaggi. Funziona. Così funzionerà il mio piano. Garanzie? Il mio cervello. Chi sono gli altri? Gli ingranaggi d'un orologio non si conoscono fra loro. Se non sei d'accordo, riprendi la diligenza per San Francisco. Non mi ritiro mai da un piatto importante. Ero sicuro. Allora, sai quello che devi fare. Comincia il tuo tic-tac, colonnello. Ti dico la tua posta, orologiaio. Se il piano non funziona, ti ammazzo. Funzionerà. Tutto il colpo è scritto qui dentro. Lo disegneranno le lancette, piano piano. Aspettali nella pianura di Sting Lake. Oh, e lasciatemi dormire almeno il giorno. Devo parlarti. Beh, che cosa c'è? La conosci questa? La conosci? Guarda. È la pianta del Forte Anderson. E come l'hai avuta? Hai lavorato al forte per molti mesi, vero? Chi c'è al deposito viveri? Ma perché mi fai questa domanda? Rispondi. Un certo Felix. Un sergente. Un poveraccio. E si ricorda di te? Sì. Sei proprio sicura? Sì. Alzati su. Ma perché? Che vuoi? L'oro. Comincio a capire. Meglio così. L'oro delle miniere. Fidati di me. Sei completamente pazzo. Com'è possibile fidarsi di te? Senti, tutti quelli che sono finiti in quest'inferno vogliono l'oro. E anche tu. Ci avrai pensato, no? Una montagna d'oro. Sai cosa significa? Sono certo che lo sai. Ora cerca di aprire bene le orecchie. Tu sei uno dei miei ingranaggi. Ti dirò quello che dovrai fare. Allora te la dico prima io una cosa. Un carro, il più importante, non farà molta strada. Io sento tante cose. Qualcuno ha deciso di assaltarlo.
Sono parecchi. Un'intera banda. Lo so. Ma ti assicuro che anche quell'oro arriverà dove voglio io. Non è soddisfatto, signore? No. No. Questa è la migliore che abbiamo. In tutto il West non esiste un'altra come questa. Quantunque credo che sia difficile sparare meglio. Ecco, gliel'avevo detto. È la migliore d'America. No. No. La chiave? No, no, signore. Non posso. Mi creda. Non posso dargliela, signore. Ce ne sono due sole così nella nostra regione. Sono delle Navy Colt. Sa, vengono da Boston. Le portò mio fratello quando eravamo a San Francisco. Ne vendette una laggiù. Mi è rimasta questa. La tengo per ricordo di mio fratello, signore. La prego. No, no, la prego. Ma sono passati tutti nello stesso foro, signore. La prende, vero? Già. Ha perduto molto tempo, signore? No. Solo che ho un appuntamento piuttosto lontano da qui. Grazie, signore. Adios. Miei cari amici, ascoltatemi. Come sapete, oggi è festa in tutti i villaggi della regione. Urrà! Partono i carri con l'oro per il Fort Henderson. Urrà! Evviva l'oro! Urrà! A cavallo, si parte! Quanto pesa sta porca terra? Sta attento ai ladri, mi raccomando. Chi ti capisce? Thank you.
scarica di dinamite, una palla nel cervello a chi si è salvato e l'oro del carro è nostro. Non lo lasceremo certo arrivare al forte. Ehi, ragazzi! Quanto ci mettono quei due fessi per un po' di dinamite? Finisce che passa prima il carro dell'oro. Va a dire al capo che non sono ancora tornati. Bene. Che cavolo vuoi, prete? Riconsacrare la chiesa. Perché non vai a riconsacrare l'inferno? Ti troveresti meglio. Sono certo che tutti desiderate pentirvi. Ehi, prete. Vattene, se non vuoi che ti bucherelliamo il costato. Pentitevi, figlioli. Forse siete ancora in tempo. Non ci rompere l'anima. T'ho detto d'andartene. Vediamo cosa è scritto qui dentro. Fate il mio nome all'inferno. Sono un fornitore importante. Che è successo? Dove sono i miei uomini? Lassù. Non era una vocazione sincera, padre. Rinuncio all'apostolato. Arrivederci, padre. Forza! Continuate verso sud? Che accidenti volete? Il mio cavallo si è spezzato una gamba, ho dovuto finirlo. Posso salire? Questa è una diligenza militare. Soltanto un po' di strada insieme. Va bene, non possiamo lasciarlo qui senza cavallo. Grazie, grazie. Vai! Via! Forza! Forza, belli! Forza! Sicuro? Ah, grazie.
Lei è il colonnello Talbert, il tenente Lafan, suo aiutante. Come sai i nostri nomi? Vi conosco perché andate al Forte Anderson. Le missioni militari non sono mai molto segrete. Pare di no. Conosce il Forte Anderson? Mai venuto tanto a sud. Detesto il sud. Terra di straccioni, detesto gli straccioni. Anch'io. Mi piace solo la gente del mio rango. È un piacere viaggiare con un gentiluomo. Il suo nome? Blackgrave. Legreff è un nome che conosco. Maledetto Carlo. Moriremo prima di arrivare ad Anderson. Questo viaggio tremendo per loro di quattro schifose compagnie minerarie. Roba da mendicanti. Sarebbe meglio chiuderle. Tutte le miniere, $475,000 quest'anno. Quasi 2 quintali d'oro. È poco per il governo, ma non per uno come me. Io conosco il suo nome. Lei è un dirigente delle compagnie minerarie? No. Magnifica arma. Perfetta. Voglio darle un'informazione. Qualcuno ruberà l'oro del forte. È assurdo. No, io sono qui per questo. Fermo! Adesso appare. Cos'è su... Scenda. Avanti. Si fermi. Conosce le regole. Conteremo 15 passi, poi ci volteremo e spareremo. Perché mi dà questa possibilità? Sono abituato a schiacciare gli insetti, ma rispetto i miei pari. Abbiamo frequentato l'accademia insieme, colonnello Talbert. Legreff, radiato per aver ucciso... Un colonnello, un baro, in duello. Conti 15 passi. Potrei voltarmi prima e spararli. Ma io potrei essere già voltato. Siamo militari, sappiamo rispettare il codice d'onore. Non si volterà, colonnello. Estragga la pistola. Conti 15 passi.
Cosa c'è? Ma dice che è importantissimo. Salve, porto con me 2 quintali d'oro. La mia vita è in pericolo. Voi dovete proteggermi. E smettila di ridere. Scusa, capitano, sono 2 mesi che scava terra. È un poveraccio, è inoffensivo. Lasciatelo entrare. Solo per poco tempo. Riparto subito, un po' di riposo. Questo non è un asilo per deficienti, è un forte. E proprio oggi c'è un'ispezione. Buttatelo fuori. Un momento, comandante. Io posso pagarvi. Lasciatelo entrare. Da mangiare per il cavallo. È arrivato anche quel carro, eh? E perché non doveva arrivare? E ti è saltato in testa di provare ad entrare nel forte? Speravi di rubare qualcosa? È ubriaco. Buttatelo fuori. Sporco ubriacone. Ne ho fatti morire di porci come te. Sei cascato male. Io mi diverto a rompere i grugni. Sbattetelo in cella. Qui si può dormire. Thank you.
Se si accorgono che ho fatto entrare una donna... Senti, mi vado a nascondere nel magazzino viveri. C'è Felix, che è un mio amico. Felix è crepato. Dissenteria. Meno di un mese fa. Felix è morto. È una ruota. Appena ho finito vengo da te. Aspettami. Che donna? Se ne vedono raramente qui. Che vuoi? Cerco Felix. Sono sua moglie. Io sono il sergente Lodge. Sono nuovo di qui, ma ho conosciuto Felix. Non aveva moglie. Vattene. Ci potrebbe essere l'ispezione. Vuoi proprio che me ne vada? Maggiore Stein. Capitano Mulligan. Colonnello Talbert. Solo? Un assassino. Come? Facciamo salire un viaggiatore. A un tratto tira fuori una Navy Colt e comincia a sparare. Il mio aiutante e il postiglione morti. Ho fatto appena in tempo a estrarre la pistola e a freddarlo. Ma chi era? Un ex militare. Il colonnello Blackgrave. Sentito parlare? Blackgrave? Sì, ricordo qualcosa. Un pazzo, evidentemente. Tutti arrivati i carri dell'oro? Tutti. Bene. Riparto subito. Un'altra ispezione, Tucson, più a sud. Anche lei usa una Navy Colt? Anch'io. Il tenente? Sinclair. Si intende molto di armi. Ci sono pochissime Navy Colt nel West. Una singolare coincidenza. Vero? Adunata generale. Adunata generale. Non ora. Ah, bene. Più tardi. Adesso, ispezione alla Guardia dell'Oro. Poi qualche minuto per mettermi in ordine. Andiamo. Bene, scarpe abbastanza nuove, divise abbastanza pulite. Buone, non ottime. Cambio della guardia ogni quante ore? Quattro. Il prossimo cambio? Tra mezz'ora.
Tra mezz'ora. Vuol vedere il carico d'oro? Tutto sistemato in due casse. Lo vedrò poi. Andiamo. Il colonnello Blackgrave era campione di tiro. Come lo sa? L'ho appreso dai giornali. Allora stavo in California. Evidentemente io sono un tiratore migliore. Joseph Sinclair, sottotenente nell'esercito nordista, stermina una famiglia di emigranti. Tre persone col figlio 17enne. Sono stato regolarmente assolto. Sporchi sudisti. Mi volevano aggredire vedendo la mia divisa. Ho dovuto difendermi. Portavano dell'oro. Non fu più ritrovato. Il carro precipitò nel burrone. Tutto andò perduto. È negli atti del processo. Anch'io ero in California allora. Abbiamo fatto portare i suoi bagagli nella stanza d'onore. Pensavo fosse questa. Lo era, ma da poco tempo abbiamo adibito l'altra. Vi ringrazio. Appuntamento alle 13:50 precise. Che c'è? Il maggiore la prega di controllare personalmente che sia tutto in ordine. Oggi dice che tira una brutta aria. Va bene. Adesso vattene. Se ti becchiano, io non ti ho mai visto, capito?
chiudi bene la porta. Tra poco devo uscire per l'ispezione. Mi alzo subito, Punto fino a te e poi... A chi l'hai rubato, sporco ubriacone? Rubato? No, questo è un ricordo del mio caro nonnino. Suona, sai. Prova. Sei una femmina.
Guardia smontante. Fianco sinistro. Sinistro. Avanti, marsch. Potevano pensare prima a dare una ripulita. Meno chiacchiere. Su, sbrigati. Comincia di là. Sei un buon incassatore,
Come sei riuscito a fuggire? Che fai qui? Io? Porto su le patate. Le patate? Quanto tempo era al forte? Chiedo da quanto tempo era al forte? Tenente, da quanto tempo era al forte? Da 4 mesi. Era ricercato per omicidio e rapina in California. Un giro di fune. Ha capito che l'avrei riconosciuto, voleva ammazzarmi. Portate via il corpo. Maggiore,
Lei preparerà un dettagliato rapporto sull'incidente. Andiamo. Siamo militari. Adunata generale. Adunata generale! Presto, in linea! Presentate le armi. Presentate le armi. Presentate! Armi! Nascondere. Aiutate quel poveretto. Certo, colonnello. Stava appunto dicendolo al sergente. Presto, aiutate quel poveretto. Ehi, voi! Aiutate quest'uomo. Quintali d'oro. Sergente, da quando fate entrare le donne nel forte? Quali donne? Ne ho vista una entrare nel magazzino. Nel magazzino? Prendetela, prima che lui la veda. Mi raccomando il rapporto, maggiore. Non dubiti, sarà mio dovere. Arrivederci, tenente. Grazie, tenente.
Potete rientrare. Proseguirò da solo. Buon viaggio, colonnello. Grazie. Su, torniamo! Funzionato come un orologio. La donna? Non c'era nessuna donna? No. No. Andiamo. Prima che venga dato l'allarme. Fermatevi! Giù! Vieni avanti! Anche tu giù! Tira giù i sacchi dell'oro. Io sparo bene. Dovresti prima levarmi la pistola. Non c'è bisogno. Carica i sacchi. Uno sul mio cavallo e uno sul tuo. Io ho ideato il colpo e tu non puoi lasciarmi senza oro. Sta zitto. Tu muoviti. Apri quel carro. È rimasto solo un colpo. Già. Leva la mano dal calcio. È meglio. Anche tu hai una Navy Colt come me. Divertente. Bisogna vedere chi di noi due sa usarla meglio. Scarica i sacchi. Scarica, scarica! Io non faccio lavori manuali. Sbrigati! Puta. Non sparare! Ci serve vivo. Serve ancora. Lo prendo. Con l'oro o senza, dovessi inseguirlo 100 anni. Thank you.
Non muoverti. Mi ero proprio fermato per cercare dell'acqua. I cavalli? La posta. San Francisco Tucson. Passa di lì ogni settimana. Una piacevole coincidenza. I due postini mi hanno prestato i loro cavalli. Spara. No. Io ho corso. Tu adesso camminerai. Verso sud. Il confine è vicino. Ma ci si arriva con una strada troppo scoperta. È rapida, ma è pericolosa. Per ovest si passerebbe per le colline. Le colline nascondono, ma lì il fiume è troppo battuto. Sicuro prima, pericoloso poi. A ovest ci sono le montagne. E poi è impossibile trovare un guado. Fermati. Tu hai qualche idea da che parte può essere andata? Sono due ore che te ne vai a passeggio e non hai mai un'idea. Io direi a sud o a sud-ovest. Come vedi, neanch'io ho avuto bisogno di toglierti la pistola. Ti sei tenuto un colpo anche tu? Naturale. Anche tu ne hai uno così. La tua lancetta sta finendo il suo ultimo giro. Dammi il cavallo e ti dirò dove è andato l'orologiaio. Me l'hai detto tu stesso, parlando dell'orologio. E dov'è andato? Prima facciamo un patto. Tu mi darai un cavallo e io ti dirò dov'è matematica. E perché dovrei crederti? E a non credermi, che ci guadagni? Sud, est, ovest oppure nord? Sembri un cane che si morde la coda. E intanto matematica scappa. D'accordo. Non l'hai sentito dire l'orologio è la bussola della mia vita? Ecco l'orologio. Il colpo è cominciato alle 12, siamo usciti dal forte alle 3. L'orologiaio è sparito alle 6. È tutto scritto qui dentro, nell'orologio. Matematica ha detto, le lancette disegneranno il colpo piano piano. È andato ad ovest. Come me, sei sempre servito.
Zitto, come sei su questo carro? Prima controlliamo se l'oro è qui. Scendi. Presto! E cambi. Sono diventati tre. Ma cosa c'è qui dentro? Giusto. Ho convinto tutti a Red Town che era pazzo. Ho convinto il comandante del forte a farlo entrare. Ho preso il carro e sono corso all'appuntamento. E lui non si fidava di me. Non mi aveva nemmeno detto che l'oro l'aveva già nascosto sul mio carro prima di uscire dal forte. E alla fine mi dà una botta in testa e mi lega. Ha detto che mi butta al fiume. Aiutatemi! Liberatemi! Aiutatemi! Piantala! No. Non potete ammazzarmi. Io so dove è il guado del confine. Già, solamente io lo conosco. Da soli vi prendono. Aspetta. Cosa hai detto del guado? Che io soltanto so dove trovarlo. Da soli vi prendono i soldati. D'accordo. Adesso conta solo il confine. Andiamo. Abbiamo addosso. E ora cosa facciamo? Senti, orologiaio, se non ci porti al guado... Passiamo per il costone della montagna. La strada è più lunga ma più sicura. Ma abbiamo bisogno di acqua. Forse la troveremo. Già, forse. Andiamo, non c'è altro da fare. Che non ci abita più un cane. C'era una cava d'oro vicino. Ma troveremo dell'acqua sicuramente. Là c'è un pozzo. Su, diamoci da fare. Allora? Niente pistole, basta uno sparo. E vi tirate addosso i soldati. Cerchiamo ancora.
Scusatemi, ma un gentiluomo come me non può vedere le donne legate. Ma eri tu nel forte? Sì. Vieni. Non c'era nessuna donna con noi al forte, eh? E questa cos'è? Sei un vigliacco! Ci avrebbe dato fastidio anche nell'uscire dal forte. Sta buona. Come sei arrivata qui tu? Un ufficiale del forte, quando hanno scoperto il furto dell'oro, ha capito che io ero la complice di matematica. Era convinto che io sapessi anche dove era andato. Continuava a dirmi da che parte. E giù schiaffi, schiaffi. Alla fine gli ho detto ovest, così, a caso. Anche lui vuole l'oro. Ha assoldato un pugno di banditi. Anzi, dovrebbero già essere qui. Andate a prendere la ragazza. Presto, lo Yankee ci aspetta. Portate fuori la ragazza, por Dios! Non può! Sta facendo il bagno! Abbiamo deciso di farti un processo. Non si tratta così una ragazza. Io sono stato nominato avvocato difensore, ma mi dimetto. Venite tutti dentro, presto! Il conto torna. Ci sono tutti. Lo dicevo io. Sono ancora qui questi maledetti bastardi. Attento! Oh!
Sinclair è riuscito a fuggire. Abbiamo l'acqua. Ce la facciamo. Ecco il guado. Ce l'abbiamo fatta. Carichiamo i sacchi sui cavalli. Adesso. Mi dispiace ammazzarti. Nessuno ci è riuscito finora. Non voglio ammazzarti. Vattene. Rinuncia. Allora ti impedirò di sparare. Non rinuncio al mio oro. Nemmeno io. Spariamo allo stesso modo noi due. Sarebbe soltanto la fortuna a decidere. Sei un testardo. Stava per spararti alle spalle.
Sei stato tu a vincere. Non volevo ucciderti. Uno per te e uno per me. Fermo, miserabile sciacallo! Ah!